Cari amici, avete sentito la quiete, silenzio assoluto. Qua siamo in una campagna dove giace un vigneto abbastanza incolto. Siamo dispersi qua tra le colline del Piacentino. Appassionati di autobus, di pullman, di furgoncini, ma più che altro di pullman, corrierine, come volete chiamarle, pulmini. Tra poco vi faccio vedere un qualcosa qua di dimenticato, eh. Non sappiamo quasi nulla qua su questo veicolo, adesso vi faccio vedere un po' il tutto, eh. Eccoci qua. L'anno scorso il bravissimo Aimone, che è qua con me in compagnia, lo aveva trovato e appena ho visto le foto che questo veicolo era avvolto dai rovi, subito ho detto, cioè, bisogna, come dico sempre, la corsa contro il tempo, ho sempre paura che da un momento all'altro arriva una serie di persone che lavorano per il rottamaio e dico qua portano via tutto. Invece a distanza di un anno l'abbiamo ritrovato, eh. Eccoci qua, eh. Chiaramente lo vedete bello pulito, un bel 20 minuti di pulizia li ho fatti anch'io, eh. Siamo qua in compagnia di Aimone, guardate un po' tutti i rovi, eh. Stavolta ho avuto la brillante idea di mettermi i pantaloni lunghi, eh. Eccoci qua, cari amici. Qua abbiamo chiesto all'esperto o all'appassionato collezionista Cristian, che mi ha dato un messaggio appunto sul circolo italiani camion storici. Ecco qua, chiaramente bisognava fargli vedere un po' il tutto, ecco. Comunque credo che questo sia un pulmino che era uso così come deposito, capanno, qualcosa. Cosa dici, Aimone? Sì, penso anch'io, era moda all'epoca. Era moda appunto, guardate qua, era moda appunto di tenerli, di metterli qua. Vediamo un po' qua, eccoci qua, e così lo vediamo bene. Eccolo qua, eh. Purtroppo mancano le ruote e tutto, non c'è neanche traccia di specchietto, il volante forse c'era l'anno scorso, l'hanno visto. Ecco qua, guardate qua che pulizia che ho fatto, un tanto di forbice. E appunto abbiamo chiesto a Cristian e anche lui appunto dice che il mezzo è degli anni 50, sicuramente un mezzo raro, potrebbe essere un Bianchi, come ci ha detto anche l'amico Riccardo, appunto potrebbe essere un Bianchi, però è chiaro insomma che ci vorrebbero altri dettagli, ecco. Io adesso ve lo faccio vedere così, più di così non posso. Speriamo anche qua in altri interventi insomma ci sarà comunque l'esperto Cristiano Politti, che magari chissà, oppure qualcun altro. Intanto io ve l'ho fatto vedere, eh. Eccoci qua, appassionati qua di pulmini, anche questo l'abbiamo portato a casa. Eccoci qua, eh. Ecco qua. E niente, qua Aimone, cosa diciamo? Vieni qua. Anche questo è andato in memoria, insomma. Purtroppo è esatto, hanno portato via tutto, non c'è niente. Più di così, insomma, io ve l'ho fatto vedere. Guardate qua i rovi. Adesso ve lo faccio vedere da questa posizione qua. Guardate un po', eh. Adesso lo riprendiamo, ecco qua. Camminiamo, si va a spasso col cane. Cos'è quella roba, eh? Cos'è quel trofeo? Tutto avvolto dai rovi, immaginate. Qua si inizia a sognare, come mai? Può essere interessante, può interessare qualcuno, lo possiamo salvare, eh? È un po' così, sono un po' i primi pensieri che si fanno quando si trova determinati veicoli, eh. Eccoci qua, cari amici, adesso vado a prendere la forbice, io ve l'ho fatto vedere. Eccolo qua, sempre con cuore e passione, con simpatia. Poi lascio voi la parola, siete voi gli esperti di tutto. Saluto Matteo da Cuneo, saluto un po' tutti gli appassionati di pulmini, saluto Marco da Napoli anche, saluto Roberto Gialdi, appassionato di pullman, anche qua, che ieri ho avuto modo di conoscere, frequentatore del mio canale. Saluto Luca il contadino di Rovereto, Dennis e un po' tutti quelli che amano questo genere di pullman.
sentiamo anche Johnny e tutti quanti. Eccolo là, bravissimo Aimone, nel Mar Ventoux c'è. Ragazzi, vi saluto. Dove c'è pazzia c'è Marvin, però c'è sempre così, qualcosa da qualcosa di nuovo da vedere nel mio canale, ecco, no? Perché qualcuno dice che non sono un intenditore, non so niente, un certo Barracuda tra l'altro che scrive anche agli altri, però dico sempre che certi veicoli, anche se non sono un esperto, li avete visti anche grazie al mio canale. Ragazzi, vi saluto, spettacolo, e come dico sempre, il canale è di tutti, voi segnalate e io insomma vi do onore e sono felice di darvi merito delle vostre scoperte, dei vostri ritrovi. Ciao a tutti da questo spettacolare scenario. Alla prossima, anzi, guardate un po', vedremo così nelle prossime puntate che lì dentro c'è un cingolato 355. Ciao a tutti, alla prossima. Viva il Mar Ventoux e Aimone, ciao a tutti.